È la prima sfida di un ciclo di tre gare, esclusi Renate, che potrebbero dare un volto quasi definitivo alla stagione del Pavia Calcio. Ad aprire questa fase cruciale del campionato dei ragazzi di Brini sarà la trasferta in programma domani pomeriggio contro il Padova. Chiaro il segnale lanciato dal tecnico marchigiano, che non vuole assolutamente cali di tensione da parte della squadra. Non si spiegherebbe altrimenti la scelta di anticipare di 24 ore il ritiro nella città veneta, dove oggi si è svolta la consueta rifinitura della vigilia. Con l'avvento di Pilloni in panchina è un Padova da playoff. I numeri parlano chiaro. I veneti hanno cambiato decisamente passo. La classifica delle ultime 12 giornate, quelle sotto la gestione del tecnico di Mogliano, vede i biancoscudati al quarto posto. 6 vittorie, 5 pareggi e un KO. Recita così il ruolino di marcia dei veneti. Meglio hanno fatto soltanto Cittadella, Bassano e Pordenone. Insomma, si comprende come sia la classica prova del 9, che se superata positivamente potrebbe dare lo slancio definitivo agli azzurri, in vista della volata per un posto nei play-off. Brini, oltre ai lungodegenti Biasi, Bellazzini e De Silvestro, dovrà rinunciare a due pedini importanti come Cesarini e Malomo squalificati. Ed è ipotizzabile che nel consueto 4-3-1-2 schieri capitan Facchin fra i pali, la linea difensiva 4 con Ghiringhelli sulla corsia di destra, centrali Siniscalchi, Dermacu, mentre Foglio agirà sulla sinistra. A centrocampo, Marchi e Muscat con un possibile ballottaggio fra Carraro e Pirrone per l'ultimo posto da titolare. Sulla tre quarti, Manconi o Azzi. Per l'italo-brasiliano potrebbe essere quasi un derby, di fronte a quella che per ben due volte sarebbe potuta diventare la sua squadra, alla quale segnò una rete in Serie B quando vestiva la maglia dei cugini del Cittadella. Le bocche da fuoco azzurre saranno il consueto tandem delle meraviglie Sforzini-Ferretti, secondo miglior attacco nei tre gironi di Lega Pro. Il 4-4-2 del Padova appoggerà sulla difesa composta da Fabiano e Sbraga, con Favalli e Diniz sulle fasce. Al centro del campo spazia ancora Mazzocco e Derisio. Baldassina recuperato, ma andrà solo in panchina. In avanti, coppia formata da Neto Pereira e Altinier, quasi intoccabile.